Saranno una serie di microeventi ad animare il centro cittadino in occasione della notte dei saldi di sabato 2 luglio. Il vice sindaco Tonelle ci ha illustrato le attività volute dal comune per quella data, che vanno dal coinvolgimento degli esercenti affinché siano loro a poter proporre qualcosa che agevoli il commercio, a quello rivolto alle associazioni sportive, con l'obiettivo di renderle partecipi della serata con qualche attività a tema. Sul fronte viabilistico ci saranno alcune chiusure di una serie di vie del centro, verrà data la possibilità ai locali di poter organizzare all'esterno i propri allestimenti a titolo gratuito. Sarà in piedi il servizio Park and Go per lasciare l'auto in un posteggio di cintura per poi muoversi a piedi senza intasare il centro. Stiamo raccogliendo, grazie alla collaborazione con Confcommercio e con Ures, anche tutte le iniziative che i singoli negozianti vorranno fare per enfatizzare il momento dei saldi e delle offerte, ma stiamo studiando delle collaborazioni anche con le associazioni sportive per delle azioni di sensibilizzazione sullo sport in varie piazze del centro, e quindi creando dei micro eventi sul territorio in modo da mantenere comunque il focus sul momento degli acquisti, e quindi per far sì che i cittadini possano dedicarsi alla ricerca delle migliori offerte dal punto di vista commerciale. Manca, per così dire, un evento principale, ma è una scelta della giunta quella di non voler attirare le persone in un luogo dove poter seguire un concerto o qualcosa di simile, al fine di non distrarre la gente dagli acquisti. In quella giornata, a ogni modo, ci saranno gli eventi previsti dal cartellone di Trieste Estate, quindi al Castello di San Giusto le 21 Marlene Edit, uno spettacolo al Sartorio su Pasolini, il concerto del complesso bandistico alla Biblioteca Mattioni e le proiezioni dei cortometraggi della rassegna Shorts Film Festival al Giardino Pubblico. Crediamo che avere un'animazione appunto diffusa sia il modo migliore per gli acquirenti attenti alle vetrine, a quelle che sono le offerte. Ci saranno poi da parte del comune delle animazioni per i più piccoli, e questo appunto anche crediamo sia un modo anche per incentivare la presenza anche delle famiglie nei luoghi del commercio.